Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Zindelmavin Pharma SRL, ultimo aggiornamento, 19 settembre 2022. Cos'è Zindel? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Zindel durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Zindel? Zindel è un farmaco a base del principio attivo azitromicina di ibrato, appartenente alla categoria degli antibatterici macrolidi e nello specifico macrolidi. È commercializzato in Italia dall'azienda Mavin Pharma SRL. Zindel può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Zindel 3 compresse rivestite con film 500 mg. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Mavin Pharma SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe: a principio attivo azitromicina di idrato. Gruppo terapeutico: antibatterici macrolidi. Forma farmaceutica: compresse rivestite. Indicazioni: trattamento delle infezioni causate da germi sensibili all'azitromicina, infezioni delle alte vie respiratorie, incluse otiti medie, sinusiti, tonsilliti e faringiti, infezioni delle basse vie respiratorie, incluse bronchiti e polmoniti, infezioni odontostomatologiche, infezioni della cute e dei tessuti molli, uretriti non gonococciche, da Chlamydia trachomatis, ulcera molle, da Haemophilus ducreyi, posologia adulti per il trattamento delle infezioni delle alte e basse vie respiratorie, della cute e dei tessuti molli e delle infezioni odontostomatologiche. 500 mg al giorno in un'unica somministrazione, per 3 giorni consecutivi. Per il trattamento delle malattie sessualmente trasmesse, causate da ceppi sensibili di Chlamydia trachomatis o di Haemophilus ducreyi. 1000 mg, assunti una sola volta, in un'unica somministrazione orale. Anziani. Il medesimo schema posologico utilizzato nei pazienti adulti può essere applicato al paziente anziano, poiché i pazienti anziani possono essere pazienti con condizioni proaritmiche in corso. È raccomandata particolare cautela a causa del rischio di sviluppo di aritmie cardiache e torsione di punta. Vedere paragrafo 4, 4, avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Bambini. Per i bambini dal peso pari o superiore a 45 kg può essere usato lo stesso dosaggio dell'adulto, 500 mg/vie per 3 giorni consecutivi. La dose totale massima consigliata per qualsiasi terapia pediatrica è di 1500 mg. Il farmaco deve essere sempre somministrato in dose singola giornaliera. Zindel può essere assunto indifferentemente a stomaco vuoto o dopo i pasti. L'assunzione di cibo prima della somministrazione del prodotto può attenuare gli eventuali effetti indesiderati di tipo gastrointestinale causati dall'azitromicina. Le compresse devono essere deglutite intere. Alterata funzionalità renale: non è richiesto un aggiustamento posologico nei pazienti con alterazione della funzionalità renale da lieve a moderata, GFR 10, 80 ml/min. Mentre bisogna avere cautela in quelli con grave compromissione, GFR 10 ml/min. Vedere paragrafo 4, 4 e 5, 2. Alterata funzionalità epatica: nei pazienti con alterazione della funzionalità epatica da lieve a moderata può essere usato lo stesso dosaggio dei pazienti con funzionalità epatica normale. Vedere paragrafi 4, 4 e 5, 2. Controindicazioni: l'uso del prodotto è controindicato nei pazienti con ipersensibilità all'azitromicina, all'eritromicina, ad una qualsiasi degli antibiotici macrolidi o chetolidi, o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1, elenco degli eccipienti. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: ipersensibilità come con l'eritromicina e altri macrolidi, sono state raramente riportate reazioni allergiche gravi, incluse angioedema e anafilassi, raramente fatale. Alcune di queste reazioni con azitromicina hanno comportato recidive, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione antiacidi: nel corso di uno studio di farmacocinetica sugli effetti derivanti dalla somministrazione contemporanea di antiacidi e azitromicina, non è stato rilevato nessun effetto sulla biodisponibilità dell'azitromicina, sebbene sia stata, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere Zindel insieme ad altri farmaci come Corlentor, Eptadone, Idrossiclorochina Doc, Ivabradina Accord, Ivabradina Aristo, Ivabradina Aristo Pharma, Ivabradina Aurobindo, Ivabradina Doc Generici, Ivabradina EG, Ivabradina Corca, Ivabradina Milan Pharma, Ivabradina Teva Italia, Ivabradina Zentiva, Metadone Cloridrato Molteni, Plaquenil, Procoralan, Ritmodan, Ritmodan Retard, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute. Assumere Zindel durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Zindel durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non ci sono dati adeguati derivati dall'utilizzo di azitromicina in donne in gravidanza. In studi di tossicità riproduttiva condotti sugli animali è stato dimostrato che l'azitromicina attraversa la placenta, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non esistono prove per cui l'azitromicina potrebbe alterare la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati. Nella tabella sottostante sono elencate le reazioni avverse identificate durante la conduzione degli studi clinici e nell'esperienza post-marketing, suddivise in base alla classificazione per sistemi e organi e per frequenza, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Gli eventi avversi verificatisi con dosi superiori a quelle raccomandate sono stati simili a quelli registrati con dosi normali. In caso di sovradosaggio, sono indicate le appropriate misure generali sintomatiche e di supporto. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antibatterici per uso sistemico, macrolidi. Codice ATC. Ilunga 01 fa 10. La azitromicina è la prima di una sottoclasse di antibiotici macrolidi, denominata azalidi, ed è chimicamente diversa dall'eritromicina. Chimicamente è, proprietà farmacocinetiche assorbimento. L'azitromicina si presenta maggiormente stabile a pH gastrico in confronto all'eritromicina. Nell'uomo, dopo somministrazione orale, l'azitromicina si distribuisce velocemente ed ampiamente a tutto l'organismo. Il tempo richiesto per ottenere dati preclinici di sicurezza in studi animali condotti con dosi elevate che superavano di 40 volte la dose massima impiegata nella pratica clinica, è stato osservato che l'azitromicina causa una fosfolipidosi reversibile, generalmente senza elenco degli eccipienti. Calcio idrogeno fosfato anidro, amido pregelatinizzato, sodio lauril solfato, croscarmellosa sodica, carmellosa sodica, magnesio stearato. Rivestimento. Ipromellosa, E464, titanio diossido, E17, triacetina, E1518, lattosio monoidrato. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Zindel a base di azitromicina di idrato sono Azacid, Azeptin, Aziprome, Azitredil, Azitro-R, Azitromicina ABC, Azitromicina Almus, Azitromicina Aurobindo, Azitromicina Doc Generici, Azitromicina EG, Azitromicina Milan Generics, Azitromicina Pensa, Azitromicina Pfizer, Azitromicina Farmeg, Azitromicina Sandoz, Azitromicina Teva, Azitromicina Zentiva, Azitrox, Batif, Macrozit, Portex, Rizan, Tetris, Trozamil, Trozucina, Zimacrol, Ziprobiotic, Ziprogram, Zitromax, compresse rivestite, polvere, Zitronova. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la Pharmamax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.